Un pareggio che alla fine soddisfa il Giulianova già salvo, ma non il Chieti, che vede la Civitanovese farsi sotto a meno uno. Quella del Rubens Fadini non è stata certo una gara di fine stagione, con tensione in campo e sugli spalti, in 90 minuti che hanno visto due squadre proiettate in attacco alla ricerca della vittoria. L'1-1 permette ai giallorossi di iniziare a guardare alla prossima stagione e ai neroverdi invece di mantenere la quinta piazza, con i marchigiani rossoblu però più vicini. Quella del Fadini è stata anche la sfida di tanti ex, con Ronci del grosso maschio e Broso, ieri giallorossi e oggi in neroverde. Pronti via il Chieti, privo del bomber Vittorio Esposito infortunato, al quinto è già in gol. Perfetto corridoio di Orlando per Prinari, che davanti a Sollo non può sbagliare, mettendo la sfera alle spalle dell'incolpevole portiere giallorosso. Gara subito in discesa per i neroverdi, che vogliono fortificare la posizione playoff e tenere a distanza le più immediate inseguitrici. La squadra di Francesco Giorgini, ormai salva, cerca di reagire, ma i ragazzi di Donato Ronci, il grande ex, con Del Grosso e compagni, chiudono bene gli spazi. Al 17esimo Mariani, in area teatina, ha una buona opportunità, ma spreca malamente, mettendo alto. Al 19esimo il pari sembra cosa fatta, ma prima Gaetani, poi Nassi di tacco e poi Esposito non riescono ad infilare D'Amico, che si salva con l'ausilio della difesa. La risposta degli ospiti è però velenosa e affidata al 21esimo al piede vellutato di Maschio, che chiama Sollo alla respinta con i pugni. La gara è divertente e piena di capovolgimenti di fronte. I padroni di casa spingono, lasciando però ampi varchi alla formazione neroverde, che non riesce ad approfittarne. Al 35esimo Broso, dopo una bella azione personale, conclude però in maniera debole e centrale. Al 37esimo l'arbitro sospende la gara per lancio di oggetti in campo da parte dei sostenitori giuliesi verso il portiere del Chieti D'Amico. Il clima si scalda, ma dopo un po' si ricomincia. Al 42esimo su angolo di Del Grosso ancora Broso colpisce bene di testa, mancando di poco il bersaglio. Il finale di tempo vede al 45esimo il tiro al volo di Nassi fuori misura, prima del lungo recupero che regala al 47esimo il quasi liscio di Censori a due passi da D'Amico su bel cross di Nassi. Nella ripresa si ricomincia senza il tecnico neroverde Ronci in panchina, dopo le proteste nei confronti dell'arbitro al ritorno negli spogliatoi. Il tecnico ospite si sistema così nel settore dei tifosi neroverdi. Al quinto c'è un pasticcio in area del Chieti, con D'Amico e compagni che rischiano e con Nassi che colpisce di testa, trovando il salvataggio sulla linea di Sbardella. Il secondo salvataggio è di Giron, che alla disperata respinge sulla conclusione di Raparo. Il Giulianova assedia l'area ospite. Al nono tocca al portiere D'Amico respingere alla disperata fuori area su Nassi, lanciato a rete. Il Chieti barcolla e capitola al decimo, quando Censori mette sulla testa di Mariani il pallone del pareggio. Accusato il colpo, l'undici ospite si rivede al 17esimo con un colpo di testa di Orlando parato da Sollo. Dall'altra parte al 25esimo è ancora Censori con un bolide dalla distanza a sfiorare di poco la traversa. Al 35esimo c'è la seconda sospensione della gara, con l'arbitro che chiede ai tifosi giuliesi di rientrare al di là della recinzione. Poi solo noia con il triplice fischio finale ed il pareggio, che fa felice soprattutto la formazione di casa. Ronci, lei non è rientrato nel secondo tempo in panchina, perché? Iniziamo da questo episodio che molti non hanno ben capito. Perché a fine primo tempo, dentro lo spogliatoio, c'è stato qualcuno che, diciamo, ha cominciato ad alzare la voce, praticamente ci siamo messi in mezzo per dividere. Io con un amico ho avuto una discussione, ma è un amico, tanto è vero che poi ha parlato con l'arbitro. L'arbitro ha ritenuto opportuno mandarci fuori tutti e due, e va bene così, mi dispiace perché non doveva accadere. C'era un po' di nervosismo fine primo tempo, però alla fine è rientrato tutto a posto, tranquillo e niente di grave. Questo pareggio come lo giudica lei con la vittoria della Civitanovese, che si è rifatta sotto? Io ho sempre detto che noi pensiamo a noi, pensiamo al campionato nostro, non pensiamo alle altre squadre, siamo sempre davanti noi e quindi andiamo avanti come abbiamo sempre fatto. Io poi non capisco, se noi stiamo dando tutto, stiamo dando il massimo, se qualcuno è più bravo arriva davanti a noi, stringeremo la mano a loro, non c'è nessun problema. Noi dobbiamo fare il nostro, non mollare mai fino all'ultimo secondo e l'ultima giornata. Se qualcuno sarà stato bravo più di noi, è giusto che il playoff li faccia qualcun altro. Giorgini, una buona prova del Giulianova, partita iniziata in salita, poi nel secondo tempo però si è vista un'altra squadra, due salvataggi sulla linea del Chieti, il gol di Mariani, qualche altra occasione, un pareggio che la soddisfa questo? Sì, nel senso, noi siamo partiti prima in quarto d'ora un po' addormentati, abbiamo preso il gol, dopo piano piano la squadra ha reagito, dopo abbiamo creato parecchie palle gol, quindi alla fine un risultato di parità è un risultato giusto.
salvezza in cassaforte, si pensa alla prossima stagione, Giorgini pensa alla prossima stagione oppure a riposarsi, alle vacanze? No, ma non è il fatto, a parte il fatto mio, relativo. Io mi auguro, essendo di Giulianova, che possa venire fuori una buona società, altrimenti la salvezza non serve a niente. Speriamo che si farà la società. Dopo, se sono io l'allenatore o no, questo è poco, conta poco. Io sono sempre tifoso di Giulianova, questo non è. L'importante è che venga fuori una società, perché altrimenti è la fine.